Ciao amici e amiche, benvenuti. Loki, amico, come stai? Come stai? Come stai, Loki? Allora. Grande. Allora, Telegram. Cominciamo, visto che non c'è nessuno a fare Ciao amici, qualcosina così. Per poi neanch'io ti faccio iniziare e già ci sono. Esatto, grande Loki, grande! Prima di Stream Element e Sound Alert arrivi, grande Loki! Grande amico mio. Allora, Twitter, Discord, sto condividendo, anche perché non ho neanche fatto i cartelli della live di stasera. Ho fatto quella solo di oggi pomeriggio. Allora, scriviamo la cosa fondamentale che andiamo a comprarla in scudo, eh? Dopo quando arriva un po' di gente in più. Programma di stasera. Allora, adesso. Allora, aspetta che scrivo. Ho scritto programma. Adesso non avevo neanche schiacciato per il video, addirittura pensa che non avevo neanche messo la X del video, Loki, scusami, pensavo di averlo fatto. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements. Incredibile. Allora, andiamo in garage. Guardate che bella tamarrata di macchina. Io vorrei provare. Così. Non lo so, non lo so. Ciao Sharder, amico mio, Enzo! Ciao Enzo, visto che mi hai dato il follower, grazie mille Enzo! Grazie, grazie del follower, mitico! 1 milione! Dai! No! Ah, grande Loki! Pochi soldi! Poteva darmi 1 milione? Poteva darmi 1 milione! Poteva darmi 1 milione, non me l'ha dato. Oh ragazzi, salutiamo l'amico Enzo che mi ha dato il follower prima. Grande, grande Enzo. Benvenuto nella community. Eh sì, ho visto che l'hai messo fuori, grande. Ciao Batman, amico, come stai? Allora ragazzi, dobbiamo fare un sacco di cose, eh? Allora. Ciao Batman, bello, grandissimi ragazzi, dobbiamo popolare. Oh raga. Oh raga, quanto tempo Batman? Non ho soldi. Aspetta, le livree, vediamole quando c'è un po' più di gente, amico mio. Ah, grande Enzo. Allora, ho un problema. Un problema. Questo problema si chiama. Non ho soldi. Non ho money. Ho pochi money, in realtà. Sono 5 giri da 5 minuti e mi dà 100.000. Allora, ragazzi, io vi devo chiedere scusa, ma per poter comprare e fare la live stasera, no, non sapevo di codesta cosa di avere solo 1.100.000. Come mai ho 1.100.000? Che potevo comprarli. Cosa ho speso? Ho speso per qualcosa, ragazzi. Vabbè, poco importa, poco importa. Facciamoci la nostra bella pisterella. No, ma che VRX? Volevo dire che mi ha emozionato. Loki mi ha, volevo dire, Loki mi ha evidenziato Sharder. Grande, grande, grande. Grande Charles, hai fatto bene a evidenziarlo. Allora, andiamo a farci questa garetta, ok? Intanto chiacchieriamo un po', arriva gente, andiamo a vedere le mitiche livree di Charles, andiamo a comprare le macchine, perché ragazzi, guardate Enzo che bella questa macchina qua, che mi ha fatto l'amico Charles. Ok.
Partiamo dal presupposto che io voglio l'automatico. Continua. Allora, aspetta. Allora, economica. Partiamo e qua possiamo fare anche uno o due. Allora ragazzi, che è stata di? Bella lì raga, seguito. Ah, Batman! Io ti avevo già seguito, vero Batman? Mi raccomando, seguiamoci tra di noi amici, così quando andiamo in live, o anche se non facciamo live, seguiamoci lo stesso, eh. Ragazzi, salutate il mitico Enzo che ha dato il follower da fuori ed è entrato dentro in live. Devo un po' ingranare ragazzi, sono reduce della Formula 1 di stamattina, di oggi pomeriggio, e quindi è veramente tosto ritornare sul mitico Gran Turismo. Sono due stili, due cose completamente diverse. Avevo anche un po' di intenzione di portare un giorno, cos'è che era sto cacchio di animali che ci sono in giro ragazzi con l'estate, di portare anche il... Ah ok, perfetto. E di portare anche il assetto corsa, competizione. Avete visto che se fate il PlayStation Plus Premium è incluso ragazzi, eh? Ma forse anche l'extra, tra l'altro. Perché il Premium, la cosa che dà in più sono i due... sono le prove dei giochi. Cerchiamo di portarsi a casa questi 700.000, andiamo a comprare la Escudo, facciamo le gare con la Escudo, facciamo le gare con la Ford, con quella Ford fighissima, American. Dopo facciamo l'online e andiamo a vedere subito finita questa gara le mega livree dell'amico Sharder, che ha fatto livree fighissime. Bella raga, certo, certo che ricambia Batman, figurati, Batman è un mito. Pettine verde da Loki, eh? Allora, appena un attimo di tempo, Loki. Un sacco di cosettine da fare stasera. Prima di tutto andiamo a passare questi qua. Allora, vedete che vado un po' pianino, ma alla fine è perché ho messo risparmio. Oh, non gira, ho messo, no dai, tutto sto sforzo per passarle e poi ho sbagliato la curva, ho messo il risparmio, eh. Non so come mai oggi sul piede del freno ci vado troppo delicato, non... e vabbè dai, devo ingranare. Se non vi rispondo al telefono non mi durerà molto. Ok. Quella Kevin! Marco mi dà che devi di fare qualcosa. Marco mi dà che devi. Scusate, ma sono passato solo per un saluto. Studiare francese per i corsi di recupero. Che sono uscito. Ok, ok. Ciao Nick! Ciao, ciao Batman! Buona serata, buono studio! Ciao Nick, come stai? Mitico Nick! Adesso andiamo a vedere le mitiche che ha fatto Sharder, eh. Siamo solo al terzo giro ma non ci mettiamo tantissimo. Ciao ciao Batman, a domani. Domani faccio 3 del pomeriggio e la live delle 9. Non so ancora cosa porto, dovrò decidere un attimo in base a anche la programmazione. Volevo portare anche cosa nuova. Ciao ciao Batman, ciao mitico. Buona studio allora, a questo punto. Eh sì, bravi ragazzi che studiate. Ciao 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 Batman mitico. Ragazzi, sono un po' arrugginito dal Formula 1, eh. Al Formula 1, allora, passare da qui a Formula 1 bisogna ambientarsi, ma passare anche da là qua, eh. Voglio proprio vedere con la Escudo
cosa combino? Ok, sto incominciando a trovarmi, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi amici e amiche di Marco Drums. Andiamo, serata impegnativa, serata con... Subito dopo i soldini andiamo a vedere l'amico Sharder che ha fatto livree fighissime. Andiamo a... 100.000 mitico. Ciao Monster, amico! Allora, ho mangiato la pappa. Sto benissimo, tu come stai? Sono un po' stanco, vi dico la verità, eh? È tutto il giorno che comunque ho fatto anche 7 video sul mio canale YouTube, quindi se volete andare poi a vederli. Uno, l'ultimo che ho fatto poco tempo fa era su un seguo la live da Discord, ma va bene, grande, ho fatto un video su un gioco dove siamo dei tagliaerba, ecco, su un tagliaerba, il decespugliatore, ho fatto un taglio prato incredibile. Mi piacciono anche, oltre ai giochi AAA, ragazzi, anche i giochi così un po' mega divertenti, eh. No, non ho capito però per quale motivo non è andato in quinta, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Buon sabato sera a tutti, ci siete tornati dal lago. Eim! Grande! Sì, questa la vinciamo easy, eh! Easy proprio! Grande Eim! Questa la vinciamo easy, ma sai perché sto farmucchiando? Sto farmucchiando perché pensavo di avere i soldi per comprare la Escudo e la Roadster, quella della Ford, ma sinceramente non ce li ho. lo so Monster, sinceramente sono davvero stanco perché oltre ad aver fatto la live oggi, infatti le ultime gare della Formula 1, ragazzi, non ne azzeccavo una curva, eh. Non so se avete notato, quando sono un po' stanco perdo proprio al 100% la concentrazione. No, c'era dentro anche oggi Im, grandissimo Im, è già un mesetto che è arrivato Im, Loki. Sì, non viene dentro sempre, è il nostro amico, ma c'è, grande. Infatti è entrato dentro oggi e mi ha detto, io mi ricordo Im che tu mi hai dato il follower un po' di tempo fa, e effettivamente mi ricordavo bene, grande Im. Allora, oggi è andata bene la prima parte del Formula 1, la seconda mica tanto, però ragazzi ho fatto 3, 4, 5 o 6 video. No, vabbè, ma mica da scusarsi, ragazzi, che è già entrato. Ma io non riesco a capire perché. Ma io non riesco a capire perché non mi va in quinta lì. Cioè, ma c'è problemi al volante? Non. Adesso ho giù tutto. Perché non mi va in quinta quel pezzo là? Non ho capito. Aspetta, vorrei che... Sono qua a diventare matto a fare i tempi e poi c'è qualche problema. O forse solo per il calo potenza. Ha seguito Marco Dranz da 13 giorni. E come si fa a fare quella cosa fighissima? Come si fa a farla? Che figo! Si vede da quanti giorni segue i miei amici. Ma come fa? Chi ha fatto? Come ha fatto a farlo? Oh ragazzi! No, dovete dirlo, ragazzi, scusate, dai, dite come avete fatto a fare quella roba fighissima. I follow Age Fay. Ah! Ah beh, può anche essere che devo ripararla. La livrea, sì. Ah!
Stream Element, che figo, hai follower, avete visto ragazzi? Scrivetelo anche tu, Sharder, quello che ha scritto il mitico Im. Hai follower qualcosa era. Provate ragazzi, così impariamo a usare anche tutti i comandi di Twitch, che ce ne sono tantissimi, eh. Figo, grande Im, questo non lo sapevo, sinceramente. 15 giorni, 13 giorni, dai, 13 giorni è tanta roba, eh. Hai followage. Ah, ma anche... anche agli altri. Hai followage, chiocciola e mettiti voi. Che figo. Followage. Sì, magari non si possono fare... di fila tante tante volte, però perché vedo che viene fuori Stream Element, non riesce a... Figo Im, grazie, grazie della dritta, bella 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 cosa, non lo sapevo, non conosco ancora tutto il mondo di Twitch, di YouTube. Prima tra l'altro è entrato un ragazzo sui video di iDiscord. No, non ce l'ho Discord, devo farlo iDiscord, devo fare il comando, hai ragione. Devo fare il comando di Discord, eh? Devo ricordarmelo, perché io non mi ricordo le cose, ragazzi. Ai comandi. Allora, se scrivi punto esclamativo social, vedi cosa esce? Puoi fare anche Instagram, sì. Sì, sì, perché quando non c'è la Giulia non riesco a... Allora, social c'è, che poi tra l'altro non dovrei fare social, ma dovrei fare YouTube. Dovrei cambiare questo iSocial come YouTube, sinceramente. Oppure iSocial dovrei mettere Linktree, che è quello dove ci sono tutti i social. Poi fare YouTube. E poi fare... dovrei cambiarli, sì. Mitico Twitch. Però mitico dovrei scrivere una frase più mitica. Compra, compra ci sta, dai, compra ci sta il merchandising, raga. Devo rivedere un attimo quella programmazione qua dei comandi, ma che poi tra l'altro non mi ricordo neanche dove si può fare, sinceramente, Zio Pera, dai. Però ci starebbe il comando Zio Pera. Zio Mela. Hai bro, bella. Ciao ragazzi, benvenuti nel canale. Ci sta. Oh, scusate raga, ai bro ci sta, eh. E poi lo so perché io dico ai, ragazzi, è punto esclamativo, non è ai. Ma ecco, dai, paura non ne ha. Bella questa. Marco Trans, paura non ne ha, è bellissima. Dai che abbiamo quasi finito, raga. Non vedo l'ora di andare a vedere le livree del mitico Sharder. Di andare... Forza Marco Drum, si sta. Bisognerebbe inventare qualche bella frase da mettere dentro. Va. Forza Marco Drum, scusa. Incitiamo il nostro campione a vincere perché ha fatto veramente cagare. Perché lo vediamo giù di morale, perché lo vediamo stanco. Una roba del genere, raga. Dai, dos giros, dai che mancano 5 giri, raga. Poco più di 10 minuti. 6 giri per 1,50. E questo è quando uno lo scrive. Oh ragazzi, scrivete hasta... Ingre. Lewis Hamilton sempre campione del mondo. Eh sì, raga, eh sì. Il maggior campione, penso che ha allora adesso mi trovi un po' spiazzato da questa cosa, è quello che ha vinto più campionati, vero? Alla fine li ha vinti di più lui?
È come un po' Valentino Rossi? Ah, dopo leggilo. Ah, sono pari? Ah, ok. Ma sono pari con chi? A Schumacher? Ah, pari? Cacchio, allora glielo del Kulux. Vorrebbe, secondo me vorrebbe fare passare Schumacher. Se è pari gli rode un po', ecco perché gli rode che la macchina non va bene. Perché il prossimo anno cosa c'è, amico mio? Dici che vince la Mercedes? Quest'anno è di transizione, poi... però ci sono anche la Ferrari che sta andando bene, a parte che si spacca in gara, ma sta andando abbastanza bene, eh? Eh sì. Allora, a parte che la Mercedes può sempre arrivare, abbiamo visto quanti anni è stata di fila la top, eh? Quindi, sinceramente, io non mi stupirei se a un certo punto fa cose incredibili, però adesso, fino adesso, hanno un po' di problemi. Quindi non lo so. Eh sì, la Ferrari va tantissimo, i piloti ci sono, però non ha affidabilità, e questa è una cosa che si fa fatica ad avere l'affidabilità, perché devono lavorare tutti in modo incredibile, sia in produzione chi fa i pezzi che anche chi li monta e chi poi sperimenta, i meccanici e anche poi i piloti come usano la macchina. Però la Red Bull sta viaggiando tanto, 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 eh? Ma ragazzi, toglietemi la curiosità che Formula 1 ci gioco io, ma non è che lo sto seguendo tantissimo. Red Bull che motore monta adesso? Eh sì. Beh, la Mercedes ha fatto tanti anni di affidabilità. Ah, ancora la Honda? Bello. Honda motori non scherza un cavolo, eh? Honda motori non scherza proprio niente. Che poi ho seguito su Netflix. Tu hai la moto Honda? Bella, amica mia, ci sta. Infatti stavo mi hai spoilerato quello che volevo dire io. Praticamente anche il mitico perché non mi viene in mente come si chiama, il campione della Honda, raga, dai, il campione del mondo, mi viene in mente Schumacher, ma non c'entra niente. Esatto, la Honda Repsol, il mitico, lo spagnolo. Oh, bravo, grazie che mi dai una mano, stavo qua tutta sera, come si chiama? È lo spagnolo, il Marquez, a parte che adesso si è rotto un po', quindi sta facendo fatica, ma ragazzi, quella Honda lì è, quando c'è, a parte che c'è Mark che è una spanna sopra agli altri, è un po' come il Vale, no? Poi vabbè, la moto se non va, non va, e se non trovano il feeling questi campioni, se non trovano il feeling non vanno. Il Bagnaia l'anno scorso che è andato forte, anche quest'anno, la Ducati viaggia, e la Ducati fa un po' come la Ferrari, moto pazzesca, poi alla fine non riesce a vincere i campionati. Però Quartararo mi sembra primo, eh? Io ragazzi non seguo più perché non ho più tempo di seguire le gare sia di moto che di superbike, che non sto seguendo neanche lo snooker che a me piace tantissimo. Perché tra fare le live, fare i video, rispondere a tutte le cose che mi manda la gente su tutti i social, è veramente... Secondo me il prossimo anno prenderà posto di Miller. Dici? Ah.
Miller, allora, Miller ti dico la verità, come pilota mi piace, mi piace il comportamento, mi piace come si comporta anche nei box. Poi ho visto insomma la serie Netflix, non so se poi è tutto realissimo davanti alle telecamere, beccano tutti i momenti o solo quelli che vogliono. Però Miller non mi dispiace come pilota, non conclude, e quindi se questo qua che tu hai detto oggi conclude, Miller deve un po' aver paura della poltrona, Scelgono tra Zarco e Bastianini, dici? Al posto di Miller? Zarco è francese, no? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti al canale, se non siete iscritti iscrivetevi grandissimi. E adesso andiamo a vedere le livree di Sharder Design, quindi rimanete qui perché le livree sono solo nostre, ragazzi, solo sul canale di Marco Drans vedrete livree così belle e non da altre parti, Ciao amore mio, che bello vederti, mi manchi. 2023 Bastianini resterà all'interno del team Gresini. Ah, Ducati Corse, Davide Tardozzi intervistato. Ah, grande che hai scritto tutto quello, grazie. Qui si fa notizie incredibili in tempo reale, grande in, dovresti venire dentro più spesso, almeno ci dai notizie in tempo reale, grande. Ti dico la verità, Bagnaia mi piace, anche perché nell'intervista che ha fatto quando è caduto l'altra volta, l'altra gara o due gare fa, non mi ricordo, ha detto sulla moto sono io, ho fatto una cazzata, quindi mi piacciono i piloti che poi alla fine se cadono, non aveva capito perché è caduto, sinceramente mi sembra di aver capito, deve ancora capire come ha fatto cadere, però grande Bragali, grande, grazie che sei venuta. Non aveva capito ancora come era caduto, ma non dava la colpa come un altro, vi ricordate un po' di anni fa, no? Uno forte che quando vinceva era lui e quando perdeva era sempre colpa o dei meccanici o della moto. Dopo un po' faceva anche arrabbiare, perché va bene tutto, è chiaro che se non va la moto la colpa dei meccanici e di chi studia la progettazione e tutto quanto, però grande Loki, dai che ci siamo per le livree, raga. Andiamo a doppiare Lopez, ciao Lopez, a bello, salutami la Spagna. Qui siamo dietro casa di Andrea, del nostro amico Andrea, del nostro follower Andrea, che lui mi dice in una live che sente sempre il rumore della mia BMW McLaren e quindi dice sì ho sentito Marco che stamattina e oggi pomeriggio stavi farmando vicino a casa mia, e questa cosa mi ha fatto veramente ridere un botto, grande Andrea. E oggi non c'era, credo che l'aveva anche detto, se non sbaglio, vero Sharder? Due giri amici miei, due giri, andiamo a vedere le livree, andiamo a comprare la Escudo, andiamo a comprare la Ford Roadster, che secondo me potrebbe anche diventare una macchina, esatto, le mitiche sorpresine di Loki, che sono dei filmati, credo, dei video sulla pista nuova. Andiamo a giocare sulla pista nuova oggi, quando andiamo online, va bene ragazzi? Sì, amore, sì, brava. Bravo Bragali. Passare dalla Formula 1, amici, sì, adesso andiamo subito, finiamo due giri proprio, 4 minuti, anche meno. E poi voglio fare le prove con l'Escudo, raga. Mi diceva Monster, non so se Monster è dentro in questo momento, perché prima è entrato, ma non ho capito se era lui che è uscito o chi è che è andato via a studiare francese. Sì. La pista è, va bene, Loki.
ricordamelo perché sai che non mi ricordo. E la nuova pista è bellissima, almeno bella, a me piace, mi piace. Ah, era Batman, era Batman, era Batman, ok, grazie. Vedi che non lo faccio apposta, ma non mi ricordo le cose. La Jury e Lord avevano detto che venivano, probabilmente stanno tardando al mangiare. Eccolo Zumi! Zumi Tuzzo, ma che tempi fai? Ma quanto sei bravo, amico mio, eh? Uè, la giovine, che tempi mi vai a fare che non riesco a batterti? Tu e l'amico... Aspetta che non mi viene in mente il nome, è Vertex, tu l'amico Vertex, Zumi! Grande Zumi Tuzzo. Ragazzi, seguite il suo canale se non l'avete ancora fatto, perché Zumi è un grande. E il bello è che una sera il grande Zumi mi dice: mi sono annoiato di Gran Turismo 7, non ho più voglia di giocare. Alla faccia Zumi, alla faccia! Hai fatto i tempi con lo scudo che manco... Pelé ai tempi buoni faceva partite così fatto un... Vabbè, lasciamo stare. Ragazzi TV. Ah, grazie amore mio, un bel abbonamentino. Orca, sono andato fuori. grazie amore mio. Ecco qua un altro bel abbonamentino, così siamo felici. Stavo dicendo a Zumi un paragone, magari no, però l'ha capito perché si è messo a ridere. Grande Zumi. Infatti oggi c'era un amico, Ciro, che aveva detto che se era a casa passava in live perché voleva vedere sulle scudo. Grazie dell'abbonamento, amore mio, grazie. Prima giocavo spesso, adesso entro ogni tanto. Eh sì, amico mio. Lo vedo, ma quando entri spacchi. Quindi... entra il meno possibile, entra ancora un polino meno, perché poi non ti riesco a battere i record. Io faccio le mie live, dico ragazzi guardate il tempone, poi vado a vedere in classifica, ci sei te a 37 millesimi, a 8 minuti prima di me, e non ce la facciamo mai a batteri. Però vabbè, non fa niente, a me non mi interessa battere i tempi di nessuno, a me piace giocare insieme a voi. Guardate le livree ragazzi, guardate la tuta, il casco, questa è quella della McLaren, eh. Oh, allora, secondo me ragazzi non riesco a comprare tutte e due le macchine, quindi compriamo prima la scudo, anzi andiamo a vedere le livree. Guarda Zumi, le mega livree che ha fatto l'amico Sharder. Caspita ragazzi, ma ci vuole veramente un botto a fare i soldi, eh. Allora, se è dentro ancora in live l'amico Kevin, ti devo chiedere assolutamente una roba. Allora, prima andiamo a vedere le livree. Allora, prima mettiamo un mi piace al Nürburgring, dopo andiamo a vedere, ma sono tempi fatti in pochi giri. Caspita, quindi se ci stai a girare un po' di più riesci a farne anche meglio. Allora, ti stavo dicendo oggi, no? Stavo parlando con l'amico Ciro, che lui sta tanto, sta lì, si mette dietro, bla 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 bla, e... Sharder! Sì. Sei bravo, amico mio. E niente, lui praticamente è entrato, no? Mi fa: Marco, perché lui non ha dentro voi, no? E quindi fa: Marco, t'ho battuto, vai di qua, fai così. E poi gli ho mandato la ah, che bella la macchina di Loki, ragazzi, spettacolo. Questa è di Loki, raga, eh? Wow, raga, tanta roba, grande Sharder. Bravo amico mio, mamma mia, che bella. Guardate dietro il drift scritto Car X, tra l'altro, grande, che è un gioco di drift club, incredibile. Red Bull Media House, dove li vai a prendere questi adesivi lo sai solo tu, bellissima, ok. Ce n'è una, allora, eccolo qua, Vertex, bravo anche lui, scriviamogli un bel mitico anche a Vertex, grande amico che è entrato anche lui l'altra sera, ma poi alla fine non è riuscito a, me la metto anche nella raccolta la macchina di Vertex. Allora, vediamo Vertex, beh, questa è carina, Costantino ha fatto la scudo, così non è male neanche quella di Costa, Costantino è mio amico che non si fa vivo. Oh, questa è di Marco Dram!
Wow! E qui, raga, partiamo con il wa wa o. No. Sì, quando mi prende tiro giù di brutto. Eh sì, Zubi, davvero, davvero. Anche quella sera che siete entrati voi, tu e lui a giocare con noi, andavate mica male. Che bella, gialla, grigia, bianca e blu. Grazie, grazie, amico Sharder. Bellissima. Limited edition, forte, sì. Ma è proprio simpatico anche, quindi mi piace molto averlo dentro e giocarci insieme. Vertex è forte, forte, Zumi. Poi noi dobbiamo farci le solite partitelle. Ok, bene, bene, amore mio, mangiate, mangiate tranquilli. Dobbiamo farci le solite partitelle Warzone. Ma tu, Zumituzzo, giochi anche Apex Legend? Per vedere le mie sorprese, come sempre, la parola chiave è Loki, mi raccomando. Sì, allora aspetta. No, 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 qui devo fare le cose strane perché quando vado a cambiargli. Poi mi cambiano, io la voglio gialla, perfetta. È qui Loki. Una cosa fa Loki quando è in pausa dal lavoro. È questo Loki. È questa qui, no? Giusto? No, io volevo sapere se il mitico Zuvi fai anche Apex Legend, perché ho cominciato col Morris. No, ah, ok, no. Ma ti piacerebbe farlo o non ti frega niente? Perché ho trovato un ragazzo che è entrato in live mia ieri sera che è veramente bravissimo, livello 500, e ci siamo veramente divertiti in botto io, Morris e lui. Magari si poteva fare qualche partita all'Apex, però se non ci giochi niente. Andiamo su solito Gran Turismo e il solito Warzone, che comunque è tanta roba, eh. Ci sta, Zubi. Ah, Five Guys ce l'ho, è divertente. Five Guys possiamo fare una livettina con Five Guys, eh? Sì, Five Guys è forte. Sono quei giochi simpatici e divertenti che fanno passare il tempo, raga, perché effettivamente anche giocare a Gran Turismo o giocare a Formula 1 o giocare a queste cose qui, comunque bisogna essere concentrati. È bello, bellissimo, se uno piace si passa il tempo volentieri, ma Fall Guys è il gioco che entri, ti butti e ridi perché. Oh, bella questa! Grande Loki, grande la doppia chicane. Ecco, Zubi, questo che fa Loki io non riuscirò mai a farlo. Fa veramente delle cose incredibili, anche con macchine che non driftano, perché. Sì, per passatempo va benissimo. Poi, tra l'altro, Zubituzzo, con il nuovo PlayStation Premium hanno messo una marea di giochi. Io ho già giocato due o tre giochi nuovi, però faccio i video su YouTube, non li porto tutti in live su Twitch. E oggi ho lavorato, ho tagliato due prati. C'è stata una gara di GT7 e si moriva di caldo, non è fattibile. Sì. Poi, guarda, ti dico una cosa, Zuri, se ti fai 5 giri, vabbè, quando ti inizi a fare 15 giri, 20 giri, poi quando faccio io che seguo le gare del campionato, quindi al primo mi sembra luglio, quella del 3, il 4, lì c'è la Gran Bretagna, lo farò anch'io col Formula 1 2022 che porto sul mio canale, lo scarico domani e lo porto Formula 1 2022 martedì 28. Lo so, amico mio, lo so, lo so, lo so. Lo so. Non dirlo a me. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Però è veramente bello, secondo me è veramente tanta roba, tanta roba, Loki, com'è che lo cerco, Loki? Vediamo Loki, i replay. Per Andrea non c'è in questo momento. Per l'Accademia. Una nuova avventura, un drift per un amico. Questo che cos'è? Salvo, vabbè, salvo, va bene. Questo che cos'è? E per finire in bellezza, allora dice un'auto con inizia la sua carriera nel drift. Bello.
questa l'avevamo già vista. Vediamo questo. Un drift per i Datsu, vabbè, ok, ci sta. Il primo e il secondo, vediamo. Questo? Questo l'abbiamo già visto. Per Andrea, l'abbiamo già visto. Prendi lo scudo e vai a fare la gara. Sì, 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 sì. Ti dà 2 milioni? Serio? Serio? Vado subito. Allora, se mi dici, Loki, qual è quello nuovo, così lo facciamo vedere, perché questo l'avevamo già fatto vedere. Questo l'abbiamo fatto vedere. Li abbiamo fatto già vedere tutti, amico mio. No, il primo e il secondo round, intendo. Che cosa vuol dire il primo e il secondo round, amico? Primo e secondo round. Non leggo round io. Per la Giulia. Per Zuvituzzo, guarda qui. Non so se l'avevi visto, Zuvi. Dai che c'è Zuvi qua con noi. Se fai l'oro, sì. Allora, adesso ci proviamo. Guarda, Zuvi, il mitico Loki che ha fatto un video per te. Penso che l'hai già visto. Argento milione. Beh, ci sta, dai, proviamo, proviamo. Allora, diciamo che con lo scudo non mi trovo malissimo, eh. Questo è da Loki per te, Zuvituzzo. E è un drift per Zuvi. Grande, grande Loki. Andiamo a fare subito quello con lo scudo, allora. C'è, per forza, io voglio 2 milioni. Ragazzi, abbiamo bisogno di un sacco di soldi. I soldi sono veramente... Ah, l'avevi già visto? Bella, dai, lo vediamo allora un secondino, così poi andiamo a comprare la scudo. Giusto per in onore del nostro Loki, Drifter, Carmen, maestro Drifter. Cosa ne pensi di Zuvituzzo? Oh, ciao TM! Zuvituzzo è un grande amico. Abbiamo fatto parecchie live, si parla di 5-6 live, adesso non ricordo proprio quante insieme, quindi mi piace proprio giocare con lui, simpatico e più che altro forte, quindi si vince anche sia su Warzone, ma vedo anche qua su Gran Turismo che ci dà dentro di brutto, e a me piace divertirmi, quindi quando trovo gli amici come Zuvi che si divertono, giocano e stanno anche a un po' a una sportellata, se succede, senza arrabbiarsi, a me piace veramente tanto. Certo che non si gioca per sportellare, a meno che la partita è ragazzi ci sportelliamo e tutti fanno bordello, e allora è già predisposta la partita o la gara a sportellarsi per ridere, scherzare e buttarsi fuori. Ma se la gara si fa seriamente, ci sta l'errore, si dà la posizione, si chiede scusa, finisce lì il discorso. E quindi Zuvi e anche Vertex, ho già notato che è forte Vertex, l'amico Vertex fa così, non si arrabbiano, e a me piace un sacco. Mi piace un sacco giocare con la gente che davvero si sa divertire ai videogiochi, perché ragazzi, ridiamo, scherziamo, qui sono videogiochi, non si spara, quando ci sono i giochi di sparare non si spara nessuno, quando si corre in macchina si corre in macchina, in pista, su un videogioco, e non si va forte in macchina nella realtà, perché ci si fa male. Quindi tutto quello che l'ultima gara mi hanno sportellato, esatto, è entrato un ragazzo, ha sportellato tutti, Zuvi, ha fatto su un casino, poi è uscito, e quindi insomma non è piacevole, diciamo che vabbè, si fa una risata e chi se ne frega, però diciamo che dai, riusciamo a gestirla in maniera almeno non dico professionale, perché non siamo professionisti di nulla, ma almeno poi tra l'altro mia mamma viene su e chiude e spegne anche le luci, vabbè, non dico professionale, ma almeno la gestiamo in maniera adulta, ecco. Bellissimo proprio che arriva su la mia famiglia, mi spegne le luci, così non si vede niente, vabbè, rimarrà un po' in... L'hai scudo, Pink Spice aumentò immediatamente la visibilità della Suzuki in tutto il mondo. Questo è Gran Turismo, ragazzi. Quello che voglio farvi vedere io, Gran Turismo è amore, passione per le automobili, oltre un gioco di auto con l'online che fa un po' schifo, diciamoci la verità. Però sostanzialmente è un gioco, secondo me, da 9 su 10, 8 su 10. 8 su 10, se mettono a posto l'online possiamo essere 9 su 10, perché la perfezione, come diceva mio zio, non esiste. Acquistiamo, rullo di tamburi e scudo nella collezione di Marco Drums Games Channel. Bella ragazzi,
Allora, la escudo, dobbiamo elaborarla. Con 177.000, che cosa gli elaboro io? Beh, limitatore. Ah, beh, c'è soltanto il turbo. Eh sì, questa è la Suzuki Escudo. Escudo. È stata. Va bene, amore mio. Voglio che ci corri anche insieme con la Escudo, perché vai a fare la prova prima. Ok. Ah, ok, senza comprare niente. Vabbè, ho comprato il turbo. La prova, aspetta, amico mio, la prova della Escudo è sulla nuova pista? O sbaglio io tutto? No, ma cosa che sto facendo? Ma la prova di che cosa? Sempre la prova dello sport, giusto? Ok. Ci sono i BPT troppo alti. Ah, ok, sullo sport. Infatti, scusa, pensavo che era. Mi è andato il pappa cervello. Io volevo fare già il coso lì della. Vabbè, lasciamo stare. Ah, sono troppo alti? Beh, ma me li tira giù lui. Perfetto. Diciamo che prima la noleggiavo, quindi allora, volevo far vedere. No, aspetta. Vediamo un attimo la lista dei miei amici, così tanto per far capire chi comanda, eh. Andiamo a comandare con Zubituzzo in tangenziale col trattore. Vedi qui, ti dicevo, il mio amico Ciro, no? Zubi. E infatti quando gli ho mandato la foto che c'eri davanti tu, un po' gli ho roso il culo, ho detto: "Adesso devo, quando ritorno a casa, devo". Grazie, grazie Enzo. Grazie mille, dai. Almeno passiamo una serata insieme che ridiamo e scherziamo un po' e la passiamo così in allegranza, che è una parola che dice un altro YouTuber che a me piace, però facciamo finta che l'ho inventata io. Perché sul mio canale io invento le parole. È mio, faccio quello che voglio. Allora, il mitico Loki, ragazzi, è settimo. Andiamo a prendere il tempo di Loki, devo migliorare di 42 millesimi, eh. Se abbassa, ok, te lo dirò assolutamente. Se l'abbassa, ti mando un messaggio. Ma c'hai pure giochi di aerei di combattimento. Caspita, mi stai beccando un po' sto. Allora, io avevo Ace Combat, però non è che proprio c'ho giochi di aerei di combattimento. Anche se volevo portare War Thunder, ragazzi, eh? Volevo portare War Thunder. Perché un altro ragazzo su YouTube mi ha scritto se portavo War Thunder, che ci sono anche gli aerei. Perché ci sono pochi streamer italiani che lo portano. Quindi non lo so, non lo so, Enzo. Potrei anche portarlo. Non lo so. Ti farò seguimi le mie live e il Discord. Ragazzi, anche tu, Zuvi, se vuoi entrare nel Discord, così ci mettiamo d'accordo per quando facciamo anche le cose. Ok, che non ci mettiamo d'accordo anche in altri modi, però se volete, ragazzi, io adesso vi passo e vi linko il mio Discord, così entrate direttamente nel mio Discord e si può parlare lì che giochi portare, cosa non portare e queste cose qua. Andiamo subito a provare perché, ragazzi, questa macchina è tosterella, eh. Devo farla scivolare, mi dicono, eh. Allora, è bella potenzi. È potente, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti ragazzi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi. No, ma l'avevo visto, dico sempre a mia moglie, poverina, che gli rompo le scatole di non accelerare quando vedi che la macchina sta uscendo e cosa faccio io? Allora, vediamo un attimo se riusciamo a. Questa dovrebbe essere Alsazia, vero? Sì, Alsace. Ma Alsazia o Alsace? Perché lì c'è scritto Alsace. Oh! Scorbutica, raga. Bisogna un po' che. Ciao amici, amiche, muretto!
Come state, amici e amiche? Buon sabato sera a tutti. Allora, gli aiuti, guarda, gli aiuti c'è solo, te lo faccio vedere. Allora, cambio manuale, controllo trazione 1 perché 0 sinceramente no, pilota automatico no, assistita no, no, controllo stabilità, allora facciamo no al controllo sterzo e proviamo a fare no al controllo di stabilità, però amico mio dobbiamo vederla un attimo. Questa non gira. Davvero? Mi fido, mi fido ciecamente di Zubi. Se mi dice che questa non gira. Vediamo che tempo riusciamo a fare, dai raga. Cacchio, ma perché ha fatto così? Porca loca. Vabbè, dai, giro, sarà per la prossima. Non è che ho fatto una cavolata a prendere il turbo io. Ma qui mi si imbarca un po'. No, Marco Drums riesce a far girare anche lì, guarda, riesce a far girare tutto, lui tutto gira Marco Drums, anche la 500 Abarth. Quindi mai dire non gira Zubi, a te non gira, a Marco Drums riesce a fare girare l'impossibile. È che devo anche essere un po' concentrato per andare un po' fortino, sinceramente, perché... tende un po' a... là là! Ah, è da seconda quella lì. No, mio Dio, cosa ho combinato? Mi tira via il giro, mi tira via adesso. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Stasera seratina escudo, raga, escudo, escudo, incredibile escudo. Bella Manuel! Caspita, guarda qui cosa ti sto portando. Una bella escudina, eh. Allora, bisogna che mi calmo un attimo. Eh sì, hai ragione. Bisogna un po'. Hai ragione Zubi, perché al quinto o sesto giro avevo fatto quel mio record personale, che vabbè non è tutto sto granché, però avevo comunque da dodicesimo sono passato ottavo, eh. Secondo me sono le curve che ti fregano, non alcune, freni troppo, in altre prendi al massimo. Hai ragione Enzo. Devo prendere un po' il feeling sia con la macchina ma anche con la macchina pista, eh. Vedi? Devo farla scivolare. E questo? No, è questo che si è girato? Cosa mi rappresenta? Scusatemi. Cosa mi rappresenta quello che si è impastato da sola? vabbè, andiamo bene ma non benissimo. Allora, devo farla scivolare un po' di più, raga. Grande Zone Boy! Ciao, amore mio! Devo farla scivolare un po', ragazzi, sta macchina, eh. Ok, dai, proviamoci. Allora, seguo i consigli del grande Zubi e... infatti... non farmi ridere che è il giro buono. Non frenare, taglio in curva perché ti giri. Ho visto sta cosa. L'ho notata, ragazzi. Allora, vabbè, riproviamo. Tanto c'è sempre un giro dopo, eh.
sta macchina, se freni che sei leggermente anche un pelino storto, praticamente sei fregato, eh. Che poi vedi, grazie, cerco di, ecco, guardala, mamma mia. Questa parabolica è fighissima, eh? Però bisogna accelerare solo alla fine. Qui si prende un po' dritta. Qui assolutamente bisogna frenare prima. Tira tutte le marce, altrimenti muore il cambio subito. Ok, ho fatto un danno. Per leggerti, ho fatto un danno. Vabbè, quel giro dopo è andato. Allora, tiriamo le marce. Era perfetto. Contro il muro. Dai. Adesso è andato però, perché mi ha cancellato il giro anche dopo. Va buona. Mamma mia, raga. La scudo mi fa tornare indietro al primo giorno che ho avuto Gran Turismo. Sì, è meglio, né? Sì. Ma cacchio! Dai che ci proviamo. Ma perché cacchiarola? Lì è arrabbiatissimo, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici miei. Stasera la Julie, la mia moderatrice, doveva arrivare e non c'è. Neanche Sharder vedo, tra l'altro. Poi è andato a mangiare. Forse tiro giù troppo le marce, Zubi? Già buono 1,42 se non sbaglio, eh. È qui che canno, è qui che sbaglio, che mi dà di accelerare prima del tempo. Beh, nel mondo sarà 1,7. No, credo che intendeva un tempo buono come tempo buono così in generale. 1,20, 1,32 mi sembra. Me l'ho già visto un paio di volte il replay, mi fa girare le scatole, perché a lui non si gira mai.
No, 1,07 è impossibile. 1,07 ha usato qualche glitch. Che problema, Zubi? Poi qui io vedo il video, no? E non mi ricordo le marce che poi lui fa, quindi è più una cosa che devo gestirla io. Qui è pieno gas, lo so. Poi mi fa ste stronzate che si gira. Forse qui ho frenato un po' troppo. È perché mi rendo conto anche. Ok, amore mio. Tutte le altre in terza, porca vacca! Dai! Ma perché ti sei girato? Era buono! Fai tu a diminuire il tempo, io non aumentarlo. Beh, non è che è una roba standard, nel senso bisogna imparare il circuito, ma bisogna anche dov'è il no, ma non c'è il non c'è la dimostrazione, Zuvi. 1,43 2,80. 1,43 2,80. Fammi provare una cosa. non è così semplice. Aspetta un secondo, voglio solo provare una cosa che a volte mi metto in testa che c'è il volante scassato e e allora diciamo che bisognerebbe migliorarsi ogni volta, però bisogna trovare anche il feeling con la macchina, Non è sempre facile. Poi ragazzi, non, se voi mi scrivete, io devo distogliere l'occhio, lo sguardo e la cosa da quello che scrivete, o non vi leggo più, oppure quindi sono molto difficili anche certe mie live. Infatti vedi, per dire, adesso per migliorare devi mettere uno il tuo ghost, poi devi gradualmente, vuoi andare subito forte, sbagli e non si impara. Esatto, Giulio. Infatti adesso per leggerlo sono andato fuori, no? E vabbè, ma lo so che Enzo mica sta scherzando, nel senso, in teoria dovresti migliorare giro dopo giro e io sto peggiorando. l'ho capito cosa diceva Enzo, figurati. Il fantasma, hai ragione, tu hai ragione in tutto. Io odio il fantasma perché mi manda in pappa il cervello. Cioè, in teoria il fantasma non dovresti vedere, perché se vedi il fantasma vuol dire che stai facendo schifo. Però no, ma sto facendo la prova con questa, non, diciamo che questa prova qui è con questo scudo, Enzo, per fare i tempi ho già dimostrato di far tempi, non è che
mi interessa fare il tempo di questa pista. Questa pista si fa solo con la Scudo, che è uscita ieri, che è una macchina che su Gran Turismo tutti la conoscono, perché è una macchina storica di Gran Turismo. Più che altro è fare il tempo di questo. Non, adesso poi tra l'altro non è che sto tutta sera a fare il tempo, dobbiamo anche andare online e dobbiamo fare altre cose, però capisci, volevo provare e vedere un attimo come si comportava e come riuscivo a fare il grande Zubi. Mi ha detto dai prova, prendi la, comprala e vai a provarla. Poi chiaramente non è che cacchio, ho visto con il Ghost di un italiano che era tipo terzo o quarto, sì, nel senso il pezzettino iniziale del giro lo vedo, dopo lui scompare. C'è anche il replay tra l'altro, che si può scaricare da fuori, perché il Ghost sinceramente, se sei che vai forte ti può aiutare, ma se dopo un certo punto lo perdi non serve a niente. Invece vabbè, non serve a niente, no, il Ghost serve sempre. Mi dà fastidio a me però vedere quella sagoma che non riesco più a seguire la traiettoria della pista. E infatti io l'ultima patente che ho fatto anche un tempozzo, adesso poi ti faccio vedere finito questa, sono andato distinto, non ho seguito niente, ho fatto come dicevo io 5-6 volte una mattina che ero un po' concentrato, non ero neanche stanco, e sono riuscito a farlo, ho fatto anche un bel tempozzo, quella della patente l'ultima, sai, quella sul bagnato. Invece il live, tra leggere e comunque prestare attenzione, parlare, non riuscivo a concentrarmi abbastanza. Vedi qua, per dire, ho sbagliato l'ultima, perché sicuramente qualcosina di un po' meglio, vedi, poi tendo a fare i giri sempre uguali, ragazzi, nel senso, cioè, identici, a fotocopia, no? E quindi per migliorarmi è ancora più difficile. Devo farla scivolare sta macchina. Sta macchina non scivola. E anche quella parabolica qua, non so se dovrei andare più veloce o cosa. Ecco, perché ti giri, coglione? Ho solo frenato come al solito. Vedi, cioè, man mano si riesce anche a andare giù, però bisogna proprio lavorare di costanza. Vediamo se sono riuscito almeno a migliorare il mio che avevo fatto, oppure stessa roba. No, vedi, 43,2 avevo fatto io. Ho fatto addirittura 43,2. Vediamo i primi. 1,35,4,92. Antonio Santos. Cazzarola. Perché vedi, allora, se io esco fuori, tra l'altro Sharder io non so più che fine ha fatto, perché non mi sta scrivendo. Vedi, sono queste le gare, no? Tu devi fare la gara, devi farla per forza con questa. E dov'è che era che mi diceva che si poteva vedere? No, forse qui, no. No, allora vediamo un attimo, classifica, no,
C'era il modo che apri profilo, carica fantasma. No, ma avevo visto che c'era il video. Com'è che l'avevo fatto? C'era il profilo, praticamente ti carica la sagoma di lui, no? Praticamente devi uscire prima. Ma non me lo ricordo più dove era, scusami, come faccio a vedere il video, Giuvi? Aspetta, non me lo ricordo proprio. Io lo facevo così e lo vedevo. Qua forse. Riproduci replay. Allora, il primo, eccolo qua, ragazzi. È un po' un casinato trovarlo e non me lo ricorderò senz'altro di farlo un'altra volta. Vediamo come fa il primo. Vediamola da muso. Sì. Perché pausa? Penso che stavi intendendo questo, Joel. Cerchio. Ah sì, per mettere tutto. Sì. Smettila, Marco. Vediamo. Terza. Eh sì, direi proprio di silenzio. Guarda che non sbava di nulla, eh. Le gomme non stridono e non... Sesta piena, vedi? Sesta piena. Va fin quando tira la sesta. Quarta. Quarta. Quinta. Ciao Zuvi, grazie di tutto. Ciao bello. Buona live. Se dopo... Smetto io, se ancora tu, passo dentro a salutarti. Ciao Zubi, grandissimo. Ciao. Quinta, guarda come la fa. Ciao Zubi, grandissimo, grazie che sei passato. Ciao amico. Ciao, bello, grande, buona serata e buona live, grandissimo. Ci vediamo alla prossima. E salutami Vertex, se lo vedi, eh. Va qua. Vedi, se qua, questa è la seconda, la fa. Però vedete, ragazzi, che a lui non vanno le... No, qui lui non sta tagliando niente. È proprio perfetto, guarda. Quarta. È come imposta le curve, raga. Guarda come lo imposta questo qua. Madonna, raga. Dai, proviamo l'ultima, eh. Proviamo a farla un'altra volta. Ciao player! Grandissimo, come stai? Stavo provando a usare questa macchina incredibile. Qui era la perfezione, ma non ero io, eh. bella lì player. Questa è la perfezione, insomma. The perfect, proprio. Proviamo invece del Marco Drums. A lui l'ha presa così. Quarta, terza. Ti ho mandato il link che ho visto. L'hai visto? Il link di che cosa, player? Allora, vedi già, queste cose a lui non succedono, no? Che tu freni e la macchina va dove vuole andare lei. Vabbè. Ah, ok, dove l'hai messo? Su Discord? Guarda, quando freno... Sharder non c'è, non lo vedo dentro in...
Ah, ok. Dopo lo guardo, player, perché non ho visto nulla. Ah, ok, quello che mi dicevi. Non ho ancora visto Instagram adesso. Adesso poi lo guardo. Grazie che l'hai mandato, così vediamo quella cosa là. Stavo provando a fare il giro buono. Ah! Allora, io ti dico, Enzo, normalmente quelli lì sono talmente bravi, non so neanche se ce li ha da pad o da che cosa, non usano gli aiuti, sinceramente, perché è proprio una questione di, vedi, è una questione di come imposti la curva, la velocità e la traiettoria. E qui per dire, no, vedi, ok, adesso io l'ho tirata lunga, lui era già partito, era già andato, quindi è più una questione di come si guida, come impari a capire l'auto. Prima capisci l'auto, anche a volte magari, vedi, adesso mi è andata via e lui l'ha fatta in quarta, quindi anche a volte come entri in curva e la gestisci ti fa, magari a volte si frena perché si pensa che devi frenare, invece se entri un po' di più e scali, lasci la macchina correre, si dice, no, la lasci andare senza dare gas, tiene di più la strada, hai velocità e non fare cose strane. Sì, vedi qua, io ho dato un filo di freno, ma non aveva senso, quindi il mio istinto è quello che abbiamo visto prima, il replay, quello lì era il migliore, era il numero uno. Il replay che abbiamo visto adesso era il primo, è un francese, è quello che ha fatto il tempo migliore, 1.35. Capisci anche che io ho fatto 1.42, 11, 11 e un quarto, 11 e mezza massimo. Però adesso mentre faccio vedere il replay di qualcosa posso anche andare a vedere il link. Cioè, lasciando stare che questo è 1.48. Sì, sì. No, oltre non... poi divento troppo stanco. Eh sì, assolutamente, il problema è arrivare pure 35 però. Cioè, Enzo, è un po' quello il problema. Se per botta di culo ti va, vedi, adesso ho migliorato di 2 decimi. Se adesso poi alla fine non ho migliorato, vuol dire che faccio qualche curva durante... che sbaglio, che proprio sbaglio, perché se adesso ho migliorato il primo pezzo di due secondi, vuol dire che c'è o questa o quella dopo che non la faccio bene. È veramente tosta. Adesso poi cambiamo gara, perché dopo un po' mi rompo, anche perché poi continuare a insistere quando si è stanchi o non va bene non serve a nulla. Io ho fatto tante volte lo sbaglio di andare avanti e insistere a oltranza per poi andare sempre peggio, invece poi il giorno dopo, bello fresco, sono riuscito a fare dei bei tempozzi, vedi, oltre non riesco a scendere oltre quello. Va bene, facciamo l'ultimo, dai, anche se ho già buttato via il giro perché avevo tolto il gas. Vedi, a lui non gli va esterna la macchina, perché
perché mi vai dentro? Perché mi vai dentro? E 8 decimi, ciao, ciao, bello. Incredibile, ragazzi, incredibile. Guarda, vi faccio vedere una cosa prima di andare avanti, aspetta. Questa è una gara comunque dello sport, lo sport è mondiale, quindi c'è dentro proprio anche gente veramente brava. Questo è l'e-sport. Vi faccio vedere la patente, tanto per farvi capire che l'ultima patente, vediamo un attimo, non ho il replay perché non ce l'ho qui, ho fatto il video su, ecco che mi hanno battuto, vabbè, ero primo fino a poco tempo fa e adesso Bern, Vitello e Corallo mi hanno ribattuto ancora, però 1.24 9.83 non è niente male, eh? Siamo, per farti capire, il primo al mondo ha fatto 2.16, noi siamo su 2.24, eh? Quindi c'è tanta differenza, ci vuole veramente tanta bravura, tanto costanza, devi star lì a smanettare sempre sulla pista, è veramente una cosa che a volte diventa anche un po' una rottura. Allora, invece andiamo a fare la prova sul circuito con questa, con la Genesis, eh? Allora, la prova sul circuito invece, Enzo, ti fa provare un pezzo e devi farlo bene, devi farlo anche qui entro un tot secondi e non è facile neanche qui. E se sbagli, ricominci. E anche qui è bella tosta la cosa, eh. Devo togliere sto cavolo di... Sì, ma devo... Ok, 12.4, vedi? 12.4... Prova una gara con avversari veri. Con avversari veri. C'è l'online, ma non è che sia tutto sto buccio di culo perché ti buttano fuori. È meglio fare una gara con. Si può fare anche una gara online senza problemi. Questo è proprio. Vedi, sono migliorato di un pelo. Per continuare a migliorare sempre di più è tutta una questione che bisogna provare, trovare il filo di corda di quando bisogna frenare, lasciarla scorrere. Uela, Maurizio, amico mio! Che oro! E oro sia! Ciao bello, come stai, Maurizio? Grandissimo! tutto bene, Mauri? Bella lì, raga. Ah no, ma non era questo, devo fare il replay. Mamma mia. Era il replay, volevo farvi vedere il replay, perché ho fatto riprova. Vabbè, riproviamola, dai. Devo fare riprova. Ciao, Loki. Allora, Loki c'è. Bella, Maurizio, come stai? Grande. Allora, sta macchina è bella impiantata, eh? Ma che roba, ma che roba, oh! Sono distrutto, non ce la posso fare! Ah, ragazzi! La miseria, ok, 12.1, però era diciamo meglio quella di prima, possiamo, dovevamo fare l'online, è che non c'è Sharder, non so, sono scomparsi i ragazzi dell'online stasera. Bella,
Bella, devo fare questa che allora vedi per dire, no? Vertex ha fatto 11.532. Stasera dopo la chiusura mi vado ad ubriacare. Fai bene, amico mio. Fai bene, fai bene. Ah, fammi provare una cosa. Voglio provare una cosa. Ok, fammi provare una cosa col pad. Fai bene, amico mio. No, fammi riprovare perché mi sei imbarcata, eh? Perché mi sei imbarcata? Sta Genesis. Vi saluto, ciao bello, buon lavoro Maurizio, grandissimo, grazie che sei passato, amico. È una macchina che non frena, eh? È una macchina che non frena, Loki, questa qua. Dai che andiamo a farci una garetta, Loki? Non gira neanche. Ah, aspetta! Aspetta un secondo. Un secondo, eh? Secondo. Facciamo solo il controllo stabilità, perché ma in realtà sta Genesis è tosta, eh? Ma a parte che ho fatto l'oro, raga, eh. Ok, 11,9 si può già fare. Vediamo se riusciamo a dar giù ancora un pelo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenuti ragazzi, eh. Eccolo che si gira. Vabbè, 12 che comunque non è un tempo male, eh? Sinceramente. Vediamo se riusciamo a tirar giù 11,3, 11,5, dai, vediamo. Vabbè, dai, 11,8 ci siamo. Vediamo 11,8. Allora, per farti capire, in tempo reale ti ho portato da che ero settimo a secondo tra i miei amici. Se andiamo a vedere top 10 al mondo, fa 11,4. Siamo 11,8, quindi non siamo molto più alti, capito, Enzo? Tanta roba, bisogna però starci dietro, non puoi farlo una volta e arrivare. La stessa cosa la pista là con l'escudo, non si può assolutamente fare in una volta sola, capito? Vedi, sembrava un giro buono, ma in realtà non lo è. Cioè, non è che a me non mi interessa, capisci, Enzo, arrivare primo, a me interessa divertirmi a me e far divertire voi che venite a guardarmi, perché sennò diventano live noiose e cosa venite a fare voi a guardare. Però è per farti capire che i tempi proprio a volte si peggiora perché vuoi andare a trovare un modo diverso per farla e magari a volte il modo è solo uno, non ce ne possono essere. Vedi, adesso io sto cercando di andare un po' più forte, ma va troppo in là. Devo frenare di più e devo frenare come prima e farla correre. Però è una curva in discesa a destra. Ciao amore mio. 11,7, guardalo qua, te l'ho appena migliorato ancora.
Allora, vuol dire che come facevo prima, che andavo un po' oltre e la faccio andare, non va bene così. Allora, se io freno di più e poi la faccio correre. Ok, vediamo. Sette, l'ho peggiorata un po'. Vediamo di farla l'ultima, poi andiamo al secondo pezzo, perché sennò poi diventa noioso anche per voi, io lo capisco ragazzi. Anzi, possiamo andare a fare anche una gara magari con i bot, perché come ti dico, proprio una cannata alla grande Enzo, andare con la gente, se vuoi facciamo anche una gara online, ma vedrai che non è tutto sto granché come si pensa. Tra l'altro l'online non è proprio il massimo. Diciamo che sono più o meno 11,7, è arrivato un po' al mio limite, ma forse andare avanti, poi dopo riesco a raggranellare ancora un pelino di più, capito? Comunque dai, 11,7 ci siamo arrivati, proprio una pippa non sono, no? Il grande Zubi vedi che era un po' più su. Dai, andiamo a fare una garetta con i bot. Io farei... io farei una garetta con questa. Ti faccio vedere questa macchina qua. Allora, io le ho comprate quasi tutte, a livello proprio di auto. Ti farei vedere con la Porschettina ibrida, dai. Faccio vedere una garettina. Facciamo un Trial Mountain, dai. Ti faccio vedere un Trial Mountain con la garettina. Un Dragon Trail. Litorale. Ma difficile, bella, bella Enzo. Allora, è una garettina con contro il computer, ma il computer non va proprio lento, ok? Quindi è un po' per farti vedere gara com'è. Poi se vuoi possiamo andare a fare anche un online e vedrai che merda. E devi capire che ogni macchina che si prende ha un modo diverso di gestirla. Un modo diverso di usare il gas. Ah, ma ecco perché. Ma no, ma aspetta. Manuale. Scusate, raga, c'era il manuale del pad. Ha un modo. Anche poi l'usare il controller e usare il pad, quindi, o usare il volante cambia di molto, Usare il cambio automatico rispetto. Poi ti sporterà addosso anche a questi qua, il cambio automatico rispetto a il cambio manuale è un altro. In realtà no, però puoi trovare gente che va più veloce di te, quindi diciamo se sei arrivato a un limite, come per dire io o tanti altri, che con i bot arrivi sempre primo, ok? Perché sei più bravo di loro, allora puoi trovare gente che è al tuo pari o anche meglio di te. Divertente non direi quasi mai nessun gioco online, perché purtroppo anche sul Formula 1 alla prima curva viene fuori un disastro e te lo farò vedere adesso. Diciamo che c'è anche un grado di sportività, quindi in teoria la gente che non sportella, non ti viene addosso e non fa cose strane, in teoria più sali, più tu diventi bravo, non dovresti più trovare gente che sportella o che fa cose strane, che ti butta fuori all'ultima curva, però la trovi lo stesso. Quindi divertente direi no, soddisfacente se vinci sì, perché comunque hai corso non contro il computer ma contro
altre persone, divertente direi proprio di no. E diventa divertente quando giochi con i tuoi amici, allora lì sì, diventa divertente quando giochi con gli amici, perché giochi contro i tuoi amici, quindi diventa divertente giocare con la gente, no? Quello sì, quello ti do ragione. Contro la gente online no. È come quando giochi ai giochi di... non so se ti è mai capitato di giocare o di vedere, quando si gioca ai giochi di sparatutto, che ti devono tirar su e ti lasciano morire lì perché a loro non gli frega niente. E quindi è un po' lo stesso discorso, cioè se io devo andare qui, adesso lui mi taglia la strada perché ha ragione lui, è sua la curva, io ho frenato un po', hai visto, non gli sono andato addosso, però facendola anche sbagliandola, perché chiaramente se io sono all'interno, sì, che sia più realistica, sì, beh, non, è più che fatta di esseri umani, sì, quello sì. Però non è che vanno piano i bot, eh? Cioè. Poi su Formula 1 e il nuovo sistema che vorranno fare qua su Gran Turismo, imparano i bot, che sono loro, computer, a guidare con le tue telemetrie e a andare forte come o te o anche più forte di te. Adesso però non è implementato ancora in Gran Turismo. E per farti vedere, sto andando forte e ancora non sono arrivato primo, o ce la faccio a beccarlo qui, se no arrivo secondo, eh. Quindi cazzarola, sto stronzo ha frenato. Ha frenato troppo, ma perché freni così tanto? Va come viaggia, va come viaggia la Hyundai. Guardalo, guardalo, ti sportellano, eh. Anche, è anche un po' come la realtà. Cioè, tre giri l'ho passato praticamente all'ultimo, eh. Non regalano niente, non regalano. Aspetta che intanto che vediamo il replay, che è bellissimo anche vedere il replay, io mi diverto tantissimo. Guardate che tutti i ragazzi che ha fatto il mitico Shader Design, gli guardo un attimo cosa mi aveva mandato su Instagram il ragazzo. I replay delle gare sono qualcosa di mega fantastico, eh. Cioè, gare incredibili, eh. Bella Manuel! Ciao Manuel, ciao Manuel! Ho fatto la garetta qui. Adesso possiamo anche andare a vedere una garetta online. Sì, facciamo le ultime. Io volevo comprare anche la macchina, la Ford, ma non ce la faccio, sinceramente. Non ce la faccio a comprarla. Ciao Kevin, amico mio, sei ancora sveglio? Riusciamo a sentirci dopo la live? Allora, per il mitico Enzo, gli... Allora, andiamo su multigiocatore, lobby. Ti faccio vederlo online. Oh, poi magari stasera è la serata migliore del mondo che nessuno sportella, eh. Può anche capitare. La Suzuki mi ha detto che la usava sempre quando giocava sulla PS1 Gran Turismo. Sì, 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 la Escudo Manuel, grandissimo. Grandissimo tuo papà. Stavo usando l'iScudo. Ma quante macchine ti mancano per completare la collezione? Allora, adesso ne hanno aggiunte due, dovrebbero mancarmene otto, credo.
Vai scudo, bellissima, bellissima. Il problema è che questi qui ti fanno le prove libere, ma io non c'ho mica voglia di stare qua a fare le prove libere, cioè sinceramente. Allora, l'online funziona così. Vediamo, vediamo, se entra la gente. Ok. Gara amichevole, ci sta. Privacy pubblica. Quanti anni hai? 44. 44. 44. Allora. Cinque, ma no, 10 anni di differenza, dai, 10 pari però. 4-4-5-5, salutamelo, Grande. Allora, Dragon Trail, 3 giri può andare bene, 3 giri facciamo 5. Allora, meteo, mettiamo. Sole. Sole. Perché non. Oh! Porca la miseria, ho schiacciato cerchio invece di schiacciare. Litorale, 5 giri. Allora, predefinito, perché se comincia a far pioggia, ragazzi, non passa più dalla griglia. Pollo più veloce, divieto, elaborazione, sì. Tutte uguali. Disattiva, danni visibili, va bene. Meccanici, nessuno usa la gomma, no, lasciamo stare perché in 5 giorni fa niente. Va bene, nessun limite. No, in realtà. Quanti pp è quello là? Facciamo. Facciamo 9,50. Ok. Limite di potenza. Peso minimo, come va bene, no, qui va bene, ok, vai. Vediamo se entrano, ti faccio vedere in un attimo che probabilmente faremo la gara da soli. Allora, adesso siamo online. Manuel, se c'è tuo padre, digli un secondo che adesso gli faccio vedere lo scudo. Questa pista si riesce anche a gestire con questa macchina. Quando vado a fare il Nürburgring, ragazzi, è ingestibile perché non si riesce a vedere nulla, non si vede l'altezza. Se ci sei dopo che vediamo quella faccenda là che abbiamo provato oggi, se ci sei dopo di quell'altro gioco, dopo la live, tanto adesso faccio un quarto d'ora al massimo, 20 minuti e stacco. Volevo fargli vedere a Enzo la gara online, ma chiaramente non entrerà nessuno. Ok, grande Kevin. Certo, Manuel. Allora, Formula 1 2022 lo scarico stanotte, domani. Domani me lo fa scaricare e infatti credo che non dovrò cancellare il Formula. Io dicevo prima ai ragazzi che comunque lo tengo dentro e se dobbiamo giocare col Formula 1 2021 posso switchare io 21 col 22, però non ho spazio sull'hard disk, anche se ho 1 tera e 8, quindi credo che
devo cancellarlo, poi dopo vediamo un attimo, se riesco a cancellare altro lo tengo su, se no lo cancello. Lo porto in live il 28, quindi martedì alle ore 21, ragazzi, ci vediamo con Gran Turismo, con Formula 1 2022. La carriera la comincerò al primo, perché lo compra anche Charter Design e io e lui, sì, 2022, Formula 1 2022 esce, l'ho già comprato digitale 2 mesi fa, sì. Allora, ti faccio vedere le visuali, Enzo. Aspetta, l'ho già comprato 2 mesi fa, lo devo scaricare domani me lo scarica e al 28 mi toglie il lucchetto, posso usarlo perché l'ho preordinato, il gioco esce il 1° luglio, io posso giocarci dal 28 perché l'ho preordinato, quindi avendolo pagato tempo prima me lo fa scaricare, me lo fa giocare prima. Se lo prendi domani il CD ti arriverà per il 1° dovrebbe arrivare per il 1° ma contando che forse il 1° è un sabato domenica. Cioè, toglietemi la... non... il 1° che cos'è? Venerdì? No, se è 1° venerdì potresti anche riceverlo venerdì. Dipende da dove lo compri. Se lo compri da Amazon, perché sapete che comunque Twitch è Amazon, quindi posso anche fare pubblicità ad Amazon. Se lo compri su Amazon ti dà data di consegna al 1° vuol dire che venerdì tu ci puoi... ti arriva e ci puoi già giocare. Se lo consegnano prima, perché a volte può anche capitare che i corrieri. Sì, è il problema. Uè, Nightmare! Ciao amico mio! Iscriviti al mio canale se ti piace, grandissimo! Hola! Sei spagnolo o sei italiano? Perché se sei entrato con hola potrebbe anche essere che non sei italiano, grandissimo. Comunque se ti va iscriviti al canale. Noi giochiamo Gran Turismo Formula 1 2022. Ci sono i botti, ragazzi, eh? Olli adesso diventerà matta, poverino. No. Ah, è spagnolo. Oi, ah, beleza. Beleza è portoghese, però, quindi non so se intendes. Grande Nightmare. Benvenuto. Una live di Marco Drums Games da Italia, Miticos. Bienvenidos. Allora, se te gusta a chat di Marco Drums e a mia live, io quiero un tuo follower, amigo. Il mio español è muy malado. saludos Nightmare, obrigado, grazie, ciao. Grazie Nightmare, thank you so much, obrigado è portoghese, comunque. grazie del follower, listo, grande. Beleza, si fa la sin in Brasil. Mia moglie è brasiliera. Un portoghese o spagnolo también, mesmo. No, il mesmo no, non è mesmo. Oh, per vedere il computer. Scusate, raga. Allora, aspetta, volevo far vedere le visuali. Enzo, eccola qua, la visuale da fuori. Scusate, scusa, la visuale da fuori è questa qua. Faccio vedere un pezzettino, Enzo. Obrigado, grazie, thank you Nightmare, thank you so much. Allora, la visuale da fuori, Enzo. La visuale interna. E come ti ripetevo prima, su piste come Trial Mountain può anche andar bene. È fattibile, poi tra l'altro in teoria bisognerebbe sempre usare questa visuale perché è la visuale che corrono i piloti reali. Dopo c'è, però come ti ripeto, se c'hai piste col sali e scendi tipo Nürburgring e Nordschleife, che è in Germania,
te la prendi in quel posto perché non ce la fai a vedere gli angoli delle curve. Poi c'è tutto schermo, questa serve per vedere benissimo la pista, però io ti dico la verità, mi porta via il fattore che stiamo correndo con una macchina, sembra che stiamo correndo con un niente. Invece avendo il cofano, che vabbè in questo caso sono i due spuntoni, mi sembra un po' più realistico, mi sembra di correre con una macchina, ecco. Volevo farvi vedere una cosa, vedi che nel frattempo non è entrato nessuno, per quello che ti dicevo, sì, divertente, nel senso, se giochiamo online, e stasera non, sinceramente, Enzo, non ti so dire perché non c'è Sharder e non c'è nessuno, perché eravamo d'accordo che dovevamo fare anche con Kevin una online insieme. È successo qualcosa, probabilmente l'amico Sharder è andato a mangiare. Oh, grazie. Ciao amore mio. Anche gli amici. Sì. C'è il nuovo amico Enzo che è entrato. C'è anche. Sai parlare spagnolo? C'è entrato Nightmare. Nightmare è un amico spagnolo. Io ho falato un po' in portoghese, un po'. Che passa, amigos. Vedi che da una macchina all'altra Enzo. Sì, benvenido, spesso che gliel'ho detto giusto. Da una macchina all'altra cambia praticamente tutto. Oli, dai che ci sono i fuochi d'artificio, non è che... Oli? No, oggi non c'è. Non c'era, ma... Ciao moglie di Marco. Che tra l'altro mia moglie corre anche lei, Bragali TV tra l'altro. Corre anche lei Enzo. Stasera no, ma se segui le live durante tutta la settimana sicuramente correrà. No, Charger non c'è. Vedi come devo farla sta qua. E questa era quella che facevo il tempo brutto, la Suzuki Escudo di prima, quella che diceva il papà di Monster. E vedi la prospettiva dal dentro, no? Ah, ok, adesso bevo. Ah, poi tra l'altro Enzo, ci sono i Miticoin che tu in base a tutte le cose che puoi fare ti dai i soldi di Marco Drums Games, che si chiamano Miticoin, perché io chiamo tutti Mitico, i Mitici, Mitica. E allora ci sono sti famosi Bitcoin e puoi spenderli per fare delle cose. E una delle cose, adesso gli rispondo una cosa alla volta. E una delle cose che non mi ricordo mai di fare è bere, poi mi viene la gola secca, allora ho inventato sta roba del bevi e pettinati, quindi sono cose simpatiche che facciamo sul canale. Potete spendere i soldi per farvi fare queste azioni. Ecco, e allora, no, dicevo di tuo papà dell'iScudo Monster, che stai parlando dell'iScudo, no? E te l'ho fatta vedere, se c'è tuo papà gli facevi vedere che sto correndo con la scudo, se non c'è niente, sto correndo con lo scudo per te, Manuel, adesso ho detto Manuel, prima ho detto Monster. Siete in troppi ragazzi. Manuel o Monster? Ah, c'è, grande, aspetta, si chiama Agostino, vero? Dimmi se, allora ho sbagliato il tuo nome, ma quello di tuo papà mi sa che l'ho detto giusto. Dimmi se ho azzeccato il nome di tuo papà. Sì. Ah, questa la voglio trovare. Mario, ecco. Va bene, diciamo che ho azzeccato il nome del papà di Manuel. Grande Drums. Come tuo papà. Come mio papà, tra l'altro, Anche mio papà si chiamava Mario. Il grandissimo Mario. E questa Suzuki la voglio trovare. Sì. Allora, è bella. Viaggia, è un po' scorbutichina, però se ci dai dentro un po' tranquilla, vedi che puoi prendere anche i cordoli, guarda, vedi, non è male. Non è male, devo dirti la verità. Oh! Vedi che magari c'è copyright pure su quella canzone lì, mo.
Bisogna stare molto attenti, ragazzi, col copyright, eh. Ha fatto tutti, dai, Gran Turismo, grande, grande Mario, grandissimo Mario. Ti chiami come mio papà, Mario? Come si chiamava il mio mitico papino Papozzo. Ormai è un po' di anni che non c'è più e mi manca tutti i giorni. Grande Marietto. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Che curva. E tutti i Gran Turismo c'era la scudo, raga. Tutti i Gran Turismo. No, purtroppo non c'è più il mio papino. Il mio papino è andato a riposare in pace 5-6 anni fa, purtroppo. Però per me c'è sempre, quindi è nel mio cuore tutti i giorni, quindi per me si chiama. Si chiama. Visto che tuo papà ha un'età, il mio ne aveva 64 un po' di anni fa quando è venuto a mancare, suonava con Fausto Papetti mio papà, suonava la chitarra, magari tuo papà si ricorda di Fausto Papetti, era uno grande ai tempi, e era andato con, non mi ricordo più perché sinceramente anch'io la mia memoria fa schifo, se era con i Dick Dick o con i Camaleonti ha suonato anche, sì se lo ricorda, ecco mio papà ha suonato 3-4 anni con Fausto Papetti in tournée. Ah ok ok, grande Marietto, grande Mario. Ecco, mio papà suonava con Fausto Papetti e poi abbiamo fatto all'incirca io con lui 30 anni di musica insieme, bellissimi, gli anni più belli della mia vita. Poi come tutte le cose belle finiscono e hanno fatto finire anche i nostri cari governanti e lasciamo stare che io non voglio creare polemica nel mio canale, assolutamente, però hanno fatto finire la musica in Italia. Perché come vedete è in mano a pochi e l'hanno fatta morire. E quindi ho venduto tutto il service, avevo 3 camion di casse, di strumenti, di mixer, di luci, video wall dietro con i pannelli luminosi, i monitor, che una volta c'erano quelli. E niente, abbiamo venduto tutto e basta, la musica è morta, quindi ho, dopo 30-32 anni di musica fatta insieme al mio papà, io suono la batteria acustica, suonavo. Ma dai, anch'io! Ah, grande, grande Mario! Allora, io sono di Varese, vicino a Milano, vicino, la Varese fa provincia. Oh, grande Enzo, grazie per essere stato con me stasera. Dai, se ti sei divertito, quando mi vedi in live, vieni dentro, anche solo per un saluto, se vuoi stare con noi, ci divertiamo. Io porto un sacco di giochi diversi, però diciamo che la maggior parte è Formula 1 e Gran Turismo, ok? Quindi dopo vedrò di portare magari anche War Thunder. Ciao, no vamos, ciao Nightmare. Obrigado, bienvenidos, e la prossima volta come si dice in spagnolo o in portoghese? A te mas. Obrigado para o follower, grazie, bienvenuto no Marco Drums Games Channel. Ciao Enzo, ciao amico mio, dai, ci vediamo quando hai un attimo di tempo, quando hai voglia, passate ragazzi a salutarmi, che ci divertiamo insieme. Ti chiede squadra del cuore. Allora, se anche questa è la stessa, ragazzi, qui c'è qualcosa, un'affinità proprio Juventus. Invece mia moglie Carla e il Milan. Vabbè, la rivalità, non è che perché si è sposati bisogna anche avere le stesse identiche cose, Dai, vediamo se la Juventus, se la Juventus. Bueno, ciao Nightmare, obrigado, ciao. Otra volta, ti aspetto. Giugno 28 giugno, Formula 1 2022, ok? Formula 1 2022. 2022. L'hai fatto? Stai attento, tieni in mano sto cazzo di te. Carla non era otra vez, sì. Si può anche dire. Non beh, spagnolo. Otra vez. Spagnolo diverso dal portoghese. Blocchi fortissimo il video, la.
Bravo Loki, bravo Loki. Sì, fortissimo davvero. Ok, abbiamo dimostrato che nell'online non è entrato nessuno. No. Beh, ora sono, facciamo l'ultima garetta, magari facciamo l'ultimo... Domani io... ci siamo. No, perché la mia professoressa era fissata con sto otra vez. Otra vez. Bella lì, bella prof. Otra vez. Sicuramente avrai sbagliato pronuncia o frase o coniunzione, no, di coniugare il verbo e ti diceva otra vez. Sol, cosa mi dice? Carla. Poi C? Vado per vedere il magico Milan. Ah, loro sono milanisti. Ah, Beh. Sì, allora, sì. Dobbiamo organizzare, ragazzi, per vedersi tutti la Milan Games Week, più che altro, perché sarebbe veramente figo se ci vediamo la Milan Games Week. E magari mettiamo tutti la maglietta di Marco Drums Games Channel, che la maglietta non ci sarà, ma facciamo una roba tipo adesivo con andiamo tutti con la maglia nera e poi porto io gli adesivi e il nastro isolante, il nastro di carta per... Se mi dici quando... Allora dovrebbe essere tipo fine novembre stavolta, l'hanno spostato bello. Scusi prof Carla. Otra vez. De nuovo. Cabron era bello perché c'era una serie di Netflix quando sono i... Cabron non è tanto bello. Ma scusa. Otra vez. Questo punto qui... stavo leggendo della cosa dei 2 milioni che era fatto male. Ma se vai troppo veloce vai fuori, se vai troppo lento è troppo lento. Cacchio, la Genesis non potevano farmela. La Genesis tra l'altro è diventato sponsor di Gran Turismo, tra l'altro. Ma niente, devo frenare un po' di più. È tanta roba ragazzi, tanta roba. Ciao Manuel, ciao. Buonanotte amico. Vabbè, ma salutami anche tu papà, eh. Ciao, buonanotte ragazzi, buonanotte. Adesso andiamo a letto anche noi, tranquilli che non è che stiamo qua. Buonanotte anche da noi. Ciao Manuel, ciao papà di Manuel. Ciao Mario, stavi bene? Alla prossima, ti aspetto quando giochiamo a Gran Turismo e anche a Formula 1, Ciao Manuel, stavi bene amico mio, buonanotte. Io ci sono domani dalle 3 alle 6 e anche alle 21, quindi se non ci avete niente da fare passate dentro, sapete che mi fa sempre piacere, Notte Twitch utili, ci sono, grande. Bella di Manuel, è veramente tosta questa gara, è veramente tosterella. Io non so quell'altra se l'avevo fatta col pad a sto punto, Mi sembra che poi alla fine l'avevo fatta col pad. Infatti, sembrava che l'avevo fatta col pad. Dico per domani. Ah, ok. Va bene. Ci vediamo domani. Ciao amico. E mi raccomando, prendi Formula 1 2022, così riusciamo a giocarci insieme, Vediamo un attimo se magari col pad... Ciao ragazzi, come state? Sky. Marco, quando è? Un Shukan in quarta. Un Shukan in quarta. Quello di prima. Allora è un po' come quell'altro che devi prendere tipo di sbeffo. Sì. Porca loca. 43-2, sì, ma è poca roba. Poca roba, raga. Che bella sta macchina? La Genesis. Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo tutti. No, non ce
problemi con la cosa di shader? No, la libertà. No. Vedi qua. Quattro. Quella deve anticipare, no. Ciao amici di Twitch, benvenuti. E vabbò, proprio sul finale. Beh, comunque credo che se la faccio a bronzo mi dà comunque 1.000.000, che è quello che mi serve per prendere la... Vabbè, adesso mi ha scalato perché non avendo la possibilità di decidere io la marcia. Lo so amico mio, ma dopo 10 ore di non devi fare tutto oro. Di giochi è dura far tutto oro, eh? Ma non devi. Ma come non devi? Come devi? Devi, detto. Almeno, penso. Non devi. Ma che senso ha? Non devi fare tutto oro. 42,9. Vedi? Già l'abbiamo migliorata un pelo. Come non devi? Caspita! Oh, ma all'1 è incredibile, su 0 è il TCS, era buona quella lì. Ma cavoli! Ti parte via come... Apri sta macchina. Caspita, 42,6. Dai, famo l'ultima, poi famo quell'altra, dai. Così. Secondo me sono stato un po' troppo esterno, eh. No. Allora, va bene, cominciamo a farla così. E adesso che cos'è? Tutto l'ultimo pezzo. Ah, 1, 2 curve, ok. È bella tosta sta pista, ma io non l'ho mai fatta questa pista qua, però ci sta, eh. Ma non è questa parte, penso che sia un'altra parte di quella nuova della... C'è più di una parte. Sarebbe bello per lei. Sì, finisco la live. No, caspita, ma questa pista io l'avevo già fatta io. Ma non è quella nuova questa qui? Sì che è quella nuova. Ma mi viene in mente cose strane.
Caspita. Ah. Bisogna limare. Ah. Troppo tempo ci ho messo, troppo tempo a percorrere quella curva. Vabbè, almeno un oro, dai, facciamo un bronzo, almeno un argento, scusate, dai, 3 decimi, vediamo se riusciamo a tirare giusti i 3 decimi. Ok, ci sto, così ci sto. Pian pianino si scende, ma sull'argento almeno ci sto, dai, ci sto dentro sull'argento. Andiamo di giro singolo. E prendiamoci i soldini, compriamo la Ford e ci vediamo domani, ragazzi. Chiarola, sta macchina non gira però, eh. Ci avrei gommozzi grandi e non... Ragazzi, scusate, ma mi si era spento il pad. Ho dovuto... Facciamo l'ultimo giro e poi ci vediamo. Mi si è anche spento il pad, quindi...
Ok raga, ok raga. È bella sta pista, mi piace. E vai, dai, bronzo è andata, vediamo il replay, prendiamo i soldini, andiamo a comprare la macchina e ci vediamo domani, dai ragazzi. Qui. Non me la ricordavo tanto, potevo dare più gas. Questo punto è fighissimo. Qua sono stato un po' largo, però alla fine l'uscita l'ho fatta bene, si esce così dalle curve forti. Più o meno. E via! Bella raga, quinto. Dai, l'abbiamo fatta, poi la miglioriamo di volta in volta, 200.000. Ah, ma solo 200.000. Quella era quella da 2 milioni che mi hanno detto. Penso che non riusciamo a comprare la macchina con 200.000. Si costa 450.000. Va bene ragazzi, dai, vi saluto. Buonanotte a tutti da Marco Drums Games Channel. È stata una bella live, ci siamo divertiti, mi sono divertito. Ci vediamo domani, ore 3:15 con qualcosa che non so cos'è, se facciamo Formula 1, se facciamo Gran Turismo, se facciamo un'altra tipologia di gioco, non lo so, non lo so. Ciao a tutti Mitico, ciao Loki, grazie per essere stato con me e ci vediamo domani, buonanotte, buonanotte a tutti, grazie ragazzi, a domani. Notte Kevin, ti chiamo adesso un attimo, o chiamami tu Sol, chiamami tu un attimo su WhatsApp. Ciao ragazzi, buonanotte, buonanotte a tutti.